Cari amici, come è nostra abitudine, noi faremo una piccola rassegna stampa che ci deve servire per far capire le menzogne che vengono sistematicamente dette agli italiani coglioni e come la realtà invece sia sostanzialmente diversa. Iniziamo con il quotidiano Rinascita. L'Argentina è finalmente libera dell'usura internazionale. Qualche giorno fa è uscita la notizia che erano non dobbiamo fare come l'Argentina, sennò passiamo i guai. Sì, appunto. Un mercoledì nero alla borsa di New York. Allora, questa è la prima notizia. È chiaro che noi dobbiamo fare come ha fatto l'Argentina, la quale ha nazionalizzato le banche, ha socializzato le imprese. Ed è l'unica maniera per uscire fuori da questo problema. Ma la cosa bella... L'Argentina è uscita un anno prima dal pagamento che si era impegnata. E sembrava che fosse la bancarotta totale, no? Quando era gestita da un'organizzazione di delinquenti che si erano completamente asserviti al Fondo Monetario Internazionale e all'economia del dollaro, no? Ne è uscita copiando e prendendo sistematicamente l'insegnamento dal grande movimento peronista, è riuscita a uscirne fuori brillantemente. Bene, i media italiani hanno parlato solo di scandali di carattere minimale, piccolissimi, sessuale, ma sessuale o meno sessuale, robetta di questo genere, dell'attuale presidentessa. E questo vi dice a che punto di merda e di schifo è arrivato l'informazione italiana. Andiamo avanti. E anche questo fa parte del giro. Le lobby del gioco scatenate, il decreto legge va fermato. Noi l'abbiamo denunciato a suo tempo. La forza di chi oppone, 5.800 aziende, 140.000 punti vendita, 100.000 addetti e 368.000 news slot. Allora, giochi e alcol, frenata sul decreto Balduzzi, hanno frenato subito. Chi è, signori, che comanda in Italia? I delinquenti. Sappiamo. Come noi imperterritamente denunciamo. Esattamente. Danne. Allora, in mano l'economia dell'Italia, l'economia che non viene tassata ovviamente, perché hanno fatto un accordo, come noi abbiamo denunciato, di sgravio totale. Hanno mandato via il colonnello Rebecca. Hanno mandato via un ufficiale superiore che stava indagando su questa organizzazione. No, che aveva già fatto condannare in Cassazione. Appunto. E per 98 voi, miliardi e si sono messi d'accordo per 2 miliardi e mezzo. Allora, e diteci voi se non siamo governati da un'organizzazione di delinquenti. Delinquenti allo stato puro, da tagliargli le mani subito, appena presi tutti, tagliate le mani, possibilmente anche la lingua. Il pene, più che la lingua. L'Europa torna a picconare la legge 40, la Corte dei diritti umani boccia l'Italia, divieto di diagnosi preimpianto incoerente. Ora ci limitiamo a una considerazione che però è molto grave. È vero, lo scorso novembre la stessa Corte riunita in Grand Chambre aveva stabilito che sulla materia fecondazione gli Stati hanno ampio margine decisionale. Ora il cambio di rotta. L'Italia ha tempo 3 mesi per fare ricorso. Allora qui il problema è fondamentale, direi. Non è che noi stiamo dalla parte della Chiesa quando la Chiesa chiede certe cose, perché lo fa prevalentemente nel proprio interesse. Ma qui noi ci stiamo avviando a grande velocità verso l'uomo macchina. L'uomo a fecondazione assistita, l'uomo in provetta, l'uomo automa. Isaac Asimov è stato un grande profeta. Esattamente. Fra gli anni 40 e 50 aveva previsto esattamente quello esattamente. Che sta arrivando ora. Allora la situazione è esattamente come l'aveva previsto Orwell. E non a caso facevano parte entrambi di organizzazioni governative molto anticipatrici. Esattamente, non solo. Ma Orwell, ma anche e soprattutto un grande intellettuale e un grande scienziato che abbiamo citato noi più volte e che ha scritto il famoso libro Ritorno signori, ve lo dirò quando ve lo ricordo. Ricordo, è importantissimo, è Huxley,
Ashley, che prevedeva appunto un'umanità dove gli uomini sono tutti in provetta. Ricordiamo un'altra cosa ancora, il fatto che si sia permesso a una coppia di scegliere l'ovulo fecondato che ritiene lei, cosa significa? A parte il fatto che esistono margini di libertà e di indipendenza che noi in qualche modo cerchiamo di difendere, ma questo margine è legato all'uomo macchina, perché nel momento in cui io accetto che una persona possa costruire un essere umano, sia pure in questo in provetta, in laboratorio, scegliendo quello che ritiene lui, automaticamente siamo arrivati alla meccanizzazione dell'essere vivente. Siamo tornati alla unidimensionalità e non alla multidimensionalità. Esattamente. L'uomo non esiste più come essere umano senziente e pensante. L'uomo è una macchina, è un succedaneo della macchina che può essere prodotto esattamente come un marchingegno meccanico. Preferisco una strage. La crisi fa crescere la finanza responsabile, più 87% gli investimenti etici in Europa negli anni difficili. Negli USA un dollaro su 8 è impiegato con criteri solidali. Non si vede. E nella SRI l'Italia recupera terreno. Questo è una notizia estremamente importante, perché l'orientamento verso la finanza solidale prelude a una presa di coscienza e un avvicinamento alle nostre tesi di arrivare finalmente a una moneta sganciata dagli interessi degli usurai. Proseguiamo. E questo ugualmente importante. Farmaci, 1300 cavie umane uccise nei test. Finalmente il governo costretto a rivelare i dati, scarsi risarcimenti. Le multinazionali sono libere di fissare l'importo in base alla loro buona volontà. Intanto questi, se sono morte 1300 cavie umane, significa che probabilmente si tratterà di 130.000. E questo finalmente cominciano a uscire fuori certe notizie di vario genere. Addio ad Armstrong, primo uomo sulla Luna. Incredibile. E qui noi ci facciamo la nostra, la nostra bella risata. Però qui c'è una missione. Segnò la rivincita degli USA dopo l'impresa. Esatto. Informatevi, amici. I russi non l'hanno mai riconosciuto. Sì, infatti. Ma c'è sempre da chiedersi, ma come mai Colombo fece 4 viaggi, uno di seguito all'altro, nel momento in cui scoprì l'America? E Amerigo Vespucci e tutti i navigatori spagnoli e poi si andava all'avventura. Andavano contro le credenze religiose. Portavano tutto quello che potevano. Sono andati in un negozio. E i cinesi, gli indiani, i russi, tutti stronzi. Il business dei roghi, ecco chi ci guadagna: fondi, edilizia, voti. Così si specula sul paese in carcere. Noi l'abbiamo più volte denunciato, l'abbiamo detto tante volte, ma qui lasciateci dire che noi viviamo in un paese di delinquenti, dove la delinquenza è ormai diffusa. A questa gente bisogna tagliare le mani. C'è poco da fare, non ci possiamo salvare diversamente. Arrestata pensionata, incendiaria ad Avellino. Ovviamente l'avevano mandata, è chiaro, perché poverina, pensionata. Ritardi e burocrazia. L'Italia fa acqua. In attesa della normativa, il paese è bloccato su acquedotti colabrodo. Si perde ancora un terzo di ciò che viene messo in rete e le leggi restano su carta. La legge Galli, importantissima, adesso non ci soffermiamo su questa problematica, ma ricordiamoci che esistono delle normative italiane ed europee. È stata un'ottima legge, la legge Galli. La legge Galli, sempre che è stata poi esattamente, che è stata poi ovviamente migliorata ulteriormente, come se non fosse parlato di nulla, come se non fosse successo assolutamente nulla. Ma le leggi in Italia ci sono, e ottime, come la legge Galasso, la legge Tognoli. Io ricordo una volta quando eccellenti sotto qualunque profilo, però non le applicano. Quando accusammo ufficialmente l'industria farmaceutica di non fare certe cose, il rappresentante all'epoca dell'industria farmaceutica disse: ma noi abbiamo tante leggi da
da osservare, e io ho detto infatti non ne ho osservate nemmeno una. E con questo concludiamo. Ciao a tutti.